spirito del Comitato Olimpico Internazionale è di avere degli eventi di alto riscontro tecnico, però al tempo stesso di associare al programma tecnico vero e proprio di competizioni anche un programma culturale, al fine di poter consentire agli atleti di metabolizzare un po' il criterio che lo sport è anche un'attività molto formativa a livello disciplinare e per la formazione dell'individuo. Già che sono mini olimpiadi, già il nome è molto più emozionante delle gare normali, poi ci sono concorrenti molto più forti e così vai là per far vedere chi sei, quanto sei brava e comunque è una bella cosa anche che c'è la cerimonia di inizio, tutte queste cose, è molto bello. Il mio sogno principale è far molto bene a queste Olimpiadi, visto che è anche la prima edizione che si disputa. Sicuramente sarà molto emozionante e cercherò di dare il massimo, il meglio di me, e di portare a casa una medaglia. L'aspettativa, se è possibile fare una medaglia, sarebbe il mio sogno, però comunque l'importante è partecipare. Sono molto emozionata, ma ho comunque voglia di provare e dare il meglio di me. Beh, è una bellissima esperienza, spero di dare il massimo, comunque siamo stati fortunati a essere scelti per un'occasione del genere. Quando stavo celebrando il battesimo in albergo, nello stesso hotel c'era Manuela Di Centa, che in quell'anno aveva vinto 5 medaglie e ha voluto lei fare una foto insieme a me, perché mi ha vista lì tutta piccolina e mi ha dato una piccola benedizione, diciamo, almeno lo spero. Ci sarà l'ultima staffetta che gareggeremo insieme anche ai ragazzi, anche ai ragazzi biatleti. Non ho mai fatto delle gare sia maschili che femminili contemporaneamente, però vedremo come andrà. Si è voluto, e io sono stato tra i promotori di quest'idea, è adottare qualcosa che non esisteva ancora a livello mondiale, cioè la composizione di staffette, ad esempio, con la presenza di femmine con i maschi della medesima squadra, provenienti anche da diversi comitati olimpici, quindi per cercare di portare un po' il criterio dello sport, staccandolo un po' dalla bandiera, cioè una squadra è formata da un atleta, supponiamo, italiano, da un francese, da due atlete femmine, australiana una e l'altra canadese, supponiamo. A gennaio ci saranno i giochi olimpici giovanili. A Innsbruck è stato scelto il portabandiere. Goditi il momento, perché sarà veramente momenti indimenticabili, rimarranno impressi nella tua mente. L'Italia nello sport è uno dei paesi più importanti, una delle grandi potenze, e quindi essere stato scelto come portabandiere è un grandissimo onore. Goditi il momento. Mi sento molto onorato di fare il portabandiere. Sì, voglio fare una bella gara, una slittina doppia a Innsbruck. Sì, è tutto. Siamo qui a Trento, dove la spedizione azzurra per i primi giochi olimpici di Innsbruck 2012 si sta preparando per la partenza. Come vedete qui di neve purtroppo non ce n'è, me la sono dimenticata a casa, in Austria ce n'è in abbondanza, per cui forza azzurri! Da Trento parte la nostra spedizione per Innsbruck.
Questa è una delegazione di ragazzi che vanno sì per ottenere risultati, ma come tutti sanno il CONI nel DNA ha certamente quello di ottenere risultati, però anche quello di diffondere la pratica sportiva, la pratica agonistica, e io mi auguro, dico ai ragazzi, divertitevi. Mi chiamo Davide Davilla. Mi chiamo Arianna Siegel. Sono Gloria Malfatti. Ho 16 anni. Ho 15 anni. Ho 14 anni. Faccio sci alpino. Sono un atleta dello short track. E pratico il pattinaggio di velocità. Allora, io sono Davide Davilla, vengo da Roma e... What's up, Dwally? I've been keeping my eye on your movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I make it worth it. 100% I make it worth it. You got a body to die for, let me work here. Ragazzi italiani che parteciperanno ai giochi olimpici di Innsbruck, auguro che si divertano. Sono nato a Trento il 2 marzo del 1995. Slalom gigante, super G, discesa super combinata. Da Innsbruck mi aspetto di sicuro una buona prestazione, io mi allenerò per dare il meglio possibile, insomma, magari una medaglietta non sarebbe male. In famiglia siamo tutti sciatori, voglio dire, mia zia era in squadra B, mio nonno ha sempre fatto gare come mio papà, erano tutti sciatori, insomma. Nel DNA diciamo che lo sci c'è, è di casa, e quindi Davide è cresciuto in mezzo a pane e sciolina, cosiddetto. Nome: Veronica. Disciplina: salto con gli sci. Sei la più giovane ragazza che fa salto degli sci. Quali sono i tuoi obiettivi? Beh, sicuramente vincere una medaglia olimpica o mondiale e poi comunque fare dei bei risultati in ambito internazionale. Il tuo record di salto? Il mio record di lunghezza è stato 105 sul trampolino di Kranj in Slovenia. Però... Lo short track consiste in fare gareggiare su un anello tipo sul campetto da hockey. La traccia è lunga 111 metri, si parte dalle eliminatorie e si va avanti e passano solamente i primi due arrivati fino ad arrivare alla finale. Tecnica: una curva si finisce sulla riga azzurra, una curva si finisce sulla riga rossa, con il passo destro e con il passo tradizionale da una parte, ok? Ho iniziato a 4 anni perché praticamente pattinava mio fratello e io volevo seguirlo. Sì, va tutto in gruppo, noi partiamo con mezzo giro di lancio e facciamo 3 giri ad andatura abbastanza elevata. Siamo? Si parte! Si parte! Da 2 anni e mezzo per Santa Lucia ho scritto una letterina che mi regalassero un paio di sci, perché appunto mi è piaciuto subito, mi ispirava proprio
vedere la neve, insomma, così. Scappati di corsa, siamo tornati a Lavarone, caricato gli da slalom, andati a Campiglio perché ha fatto il debutto in Coppa Europa ieri e quindi non si può mancare. 600 chilometri e via. Avevo questo sesto senso che